Ciao a tutti e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale. Grazie mille. Oggi si impasta una focaccia super morbida e piena di gusto, arricchita in superficie da tanti elementi sfiziosi. Prepariamo insieme focaccia montanara. La nostra ricetta comincia sciogliendo il lievito nell'acqua prevista. Mettiamo le due farine nel boccale della planetaria, un cucchiaino di zucchero o miele o malto e l'olio d'oliva. Comincio a inserire un pochino dell'acqua prevista, inizio a impastare andando ad aggiungere tutta l'acqua prevista fino all'esaurimento. Finita tutta l'acqua posso aggiungere il sale. E ora lascio impastare ad alta velocità per 10 minuti. Ungo una ciotola d'olio, sposto l'impasto appena preparato che deve risultare leggermente appiccicoso, faccio qualche piega in ciotola, cioè prendo una spatola e giro l'impasto dall'esterno verso il centro per qualche giro. Copro con pellicola e lascio lievitare 2 ore a temperatura ambiente e poi sposto in frigorifero per 24-48 ore. Terminato il riposo in frigorifero, sono pronta a stendere l'impasto. Vado a oliare una teglia e vado a mettere l'impasto. Con le mani leggermente unte vado ad allargare l'impasto fino a ricoprire tutta la teglia. Una volta stesa la ricopro con carta trasparente e la faccio lievitare 1 ora. Finita la seconda lievitazione possiamo guarnire la nostra focaccia. Un goccio d'olio, una patata grande preventivamente lessata, i formaggi tagliati a cubetti. Io ho usato del Bra, ma potete usare una fontina, un Montasio, un Brie. E dello speck tagliato a listarelle. E siamo pronti ad infornare.